Ieri vi abbiamo raccontato del salvataggio di una bambina di 3 anni alla quale è stata praticata la respirazione bocca a bocca e probabilmente quella pratica le ha salvato la vita. Ma prima c'è un gesto altrettanto miracoloso compiuto da Noureddin, che è il responsabile dei bagnini qui dell'acquapark di Japigia. Ci racconti che cosa è successo? Allora, praticamente noi ieri mattina stavamo esercitando il nostro lavoro e nel frattempo che io sto facendo il giro intorno alle piscine per vedere se tutto a posto, nel frattempo ho dato un cambio a un ragazzo che deve andare a controllare l'altra parte. Appena lui si è mosso, io sono subito messo a guardare la piscina. La piscina che in quel momento era piena di gente. Era strapiena di gente, quindi... Però con l'occhio esperto dall'alto hai notato questa bambina, diciamo, in che posizione era? Era in posizione, diciamo, prona, la testa sott'acqua. Pensavo che stava giocando come giocano i bambini, mette la testa sott'acqua e poi dopodiché si alzano però ho aspettato 5, 6, 7 secondi, non posso aspettare di più e ho cominciato già a camminare sopra quel palco là, sempre con l'occhio addosso alla bambina, ma la gente le passava davanti accanto, ma nessuno se n'è accorto. Io ho già distinto, ho capito che c'è qualcosa che non funziona. È arrivato lì a quel punto? Sono arrivato lì, da quella zona lì, mi sono tuffato subito, come sto vestito. Ancora i pantaloncini, le scarpe. E ho tirato la bambina su, mi si è girata la bocca, ho visto tutta viola, ormai gli occhi aperti. Gli occhi aperti. Sì, insomma, sì, ormai. La situazione era drammatica. È presa, sì, è priva dei sensi, ormai la bambina, la coscienza non è più cosciente. E a quel punto in acqua con lei in braccio? In braccio, correndo, non mi fermavo più. Devo andare fino a un punto che l'infermeria nostra, che stanno anche le addetti ai lavori. A pochi metri dalle nostre spalle, lì Gianluca Albergo le ha praticato la respirazione. Certo, ho detto subito, dalla qualche bocca di ossigeno, magari si riprendi. Infatti è stato molto bravo e l'ha dato subito delle boccate di ossigeno. Era la ragazzina, la bambina, alla quinta, alla sesta insufflazione più o meno, ha cominciato già a tossire, ha cominciato. Diciamo una cosa fondamentale, e siamo figli dello stesso Dio, e ieri è stata la dimostrazione, perché ieri era l'ultimo giorno di Ramadan. Tu sei musulmano, avresti dovuto festeggiare, onorare la festività del Ramadan, ma per il lavoro, quindi per dedizione al lavoro, tu eri qua. Non ci fossi stato, probabilmente la situazione sarebbe stata diversa. E forse era un destino, diciamo, scritto, però dico io, non è che la preghiera, anche il lavoro è una preghiera, come si dice Dio, visto che noi era ieri l'inaugurazione del parco, visto che il mio lavoro è quello, quindi non posso mancare come responsabile dei bagnini, è una, diciamo, inaugurazione del parco, quindi devo stare qua. Era il destino, anche voleva che io starci ieri. I genitori della bimba ovviamente erano in lacrime, erano disperati, perché in quei casi basta un attimo, sì. Basta proprio un secondo. Erano veramente disperati, però dico io, diciamo, in quel momento io non vedevo nessuno. Li hai tenuti fuori dall'infermeria? Sì, li ho spinti tutti fuori, che dobbiamo fare, cioè sono gli addetti al lavoro che sono esperti e dobbiamo fare tutto il dovere per stare la bambina. È stato fatto tutto quello che dovevamo fare e la bambina, per fortuna, grazie a Dio, è stata, diciamo, è uscita fuori pericolo. Dopodiché è stato già chiamato prima l'ambulanza, tutto quanto, sono arrivati. Che è arrivato ormai quando la bambina era, salva. Ormai stava già piangendo in quel momento, non capiva niente, la bambina è sotto come shock. Fosse rinata, ripiangeva. Rinata, e eravamo tutti contenti, tutte le persone che stavano felici, contenti, tutto quanto. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro, dico, però è un dovere, e un dovere era quello che dovevamo fare. Per fortuna ringraziamo il Signore, com'è andata, e speriamo che saremo sempre con l'occhio vigile.